realizzazione. Maguire, che ha proposto la sua nomina, ha detto di sentirsi sicura che questa candidatura sia in linea con i criteri e gli intenti individuati da Alfred Nobel quando istituì il suo premio per i campioni della pace, un titolo, ha affermato, che possa essere pienamente meritato da Enzo Curzio. Ce l'auguriamo anche noi, un grande applauso! Sesto premio Eraclea 2018, Enzo Curzio! E a premiarlo sono il presidente dell'associazione Policoro Turistica, avvocato Rino Russo, e il maestro Pasquale Menchise. Buonasera. Buonasera. Che onore averla qui con noi. L'onore è mio. Tra l'altro è il premiato dell'anno, ha un ruolo molto importante. Noi ci auguriamo che questa candidatura vada a buon fine, ha un ruolo molto importante. Parlavamo adesso appunto dell'unione, della pace. Salve. Buonasera, salve. Buonasera, buonasera maestro. Parlavamo adesso di unione, no? L'Italia ha anche dei cento campanili, no? Delle rivalità che esistono, diciamo, queste sono le micro rivalità. In realtà in giro per il mondo ci sono 52, forse 53 guerre. 76, devo aggiornare appunto lo score, purtroppo. Che cosa può mettere d'accordo due popoli? Qual è, se esiste, la chiave della pace tra due popoli? Argomento di cui lei si occupa e a cui tiene particolarmente. Precisamente esiste qualcosa che esiste nel popolo lucano, la memoria. Cioè, ciò che preoccupa questo periodo, diciamo, di confusione e transizione che stiamo attraversando è la perdita del concetto della memoria. Noi abbiamo vissuto negli ultimi 70 anni il periodo di pace più grande noi occidentali, e non parliamo degli altri continenti, ma noi occidentali abbiamo vissuto il periodo di pace più lungo della nostra storia, da 2000 anni, per 70 anni in Europa, a parte i Balcani eccetera, non ci sono guerre. Ma questo perché? Questo non è una cosa scontata. In Italia, ma anche nel resto dell'Europa, ogni 13 anni c'era un conflitto, se non anche prima, ogni 7 in alcuni casi nei secoli precedenti. Oggi viviamo il più grande periodo di pace e non ce ne rendiamo conto, noi non ringraziamo mai questa cosa, perché questa cosa l'abbiamo costruita dopo gli orrori della Seconda Guerra Mondiale, l'ha costruita ognuno di noi, ogni cittadino italiano, ogni cittadino lucano, ogni cittadino europeo, e noi ce ne stiamo dimenticando. Questa è una cosa inaccettabile oggi. Come è inaccettabile che dimentichiamo l'orrore e nello stesso tempo accettiamo l'orrore facilmente nella nostra vita quotidiana? Molte delle guerre sono a sfondo religioso, le cosiddette guerre di religioni. Il nostro Papa Francesco sta facendo molto, il suo messaggio è anche molto moderno, anche molto attuale, di rappacificazione, di unione, di convergenza delle religioni monoteistiche, ma delle religioni di tutto il mondo. Ha ancora senso combattere, uccidersi per il nome di Dio, di Allah, in nome della religione? Ma veramente Papa Francesco dice esattamente l'opposto, non ci sono guerre di religione. Appunto per questo partire esattamente da quest'altro concetto. C'è ciò che sta facendo Papa Francesco, riunendo tutti i leader religiosi e cercando principalmente di riunire tutte le religioni monoteiste, è quello di riprendere il cammino delle origini. Nel cammino delle origini c'è la pace. E nel concetto di ogni religione c'è la pace. In tutte le religioni monoteiste, nelle religioni abramitiche eccetera, c'è il concetto di assicurare la pace al paese, assicurare la pace a ciascuno di noi. E il concetto dell'individuo è basato su un'azione che rispetti l'altro, non che lo annienti. Quindi è una pura baggianata quella che ci sono guerre di religione. Se poi vogliamo osservare come l'essere umano, in un contesto socio-economico, trasforma una conflittualità attraverso la religione, è un'altra cosa. Ma principalmente non esistono guerre di religione, sono d'accordo con Papa Francesco. Economiche magari.
di sfruttamento. Assolutamente, di solito di confini e di solito da ciò che ho visto in questi anni, dove c'è lo sfruttamento ci siamo sempre noi, certo. Non ci sono gli altri. E tutto questo parte dalla Basilicata, dalla sua tramutola, questa passione appunto anche per il prossimo, per aiutare il prossimo, per cercare appunto di trovare un equilibrio spirituale, non solo tra le persone. Parte da tramutola. Sì, ma noi abbiamo prima visto, abbiamo cantato tante qualità dei lucani, ma la Basilicata è una regione complessa, tra l'altro vediamo in varie sfaccettature di questa complessità anche nell'attualità, eccetera. Ma c'è una caratteristica positiva del lucano. Il lucano è l'uomo della fatica, dello sforzo, l'uomo dell'apertura, che crea fiducia e non crea chiusura. E io ho visto tutte queste caratteristiche negli ultimi 10 anni in un solo esempio. È l'unico esempio in Europa che ha visto unire la politica, la società civile, le singole persone, alzarsi per combattere contro un'ingiustizia. Questo è stato l'esempio della lotta per impedire che a Scanzano Ionico venissero messe le scorie nucleari. Tutta la Basilicata è insorta. Insorgere per risorgere è stato un motto lucano per centinaia di anni. E questo ce lo dimentichiamo. Come oggi la Basilicata ha la responsabilità primaria di salvare un'Europa che ha contribuito a costruire nei secoli scorsi, perché tutti quanti noi dimentichiamo, ma gran parte delle prime regole del gioco che sono state condivise in tutto il continente furono proprio scritte qui, perché noi governammo in quel secolo da Gerusalemme ai porti del nord del Baltico. Mi dice soltanto in una battuta di pochi secondi se questa candidatura al Nobel, che voglio dire non è proprio l'ultimo dei riconoscimenti, la sfiora, la intacca in qualche maniera, la lascia indifferente, la inorgoglisce? No, per il momento tutto il mio lavoro è stato un lavoro sotto traccia. Non era, purtroppo adesso ho tutti i riflettori puntati e quindi mi limiterà, diciamo, nelle mie azioni. Grazie, è un orgoglio averlo con noi questa sera. Ovviamente l'augurio e l'applauso per questo premio Eraclea, intanto, ma magari anche il Nobel. Le consegniamo il premio Eraclea 2018, il premio dell'anno, con questa motivazione: giornalista e attivista per la difesa dei diritti umani di straordinario valore, fervente sostenitore del dialogo tra i popoli presso le più importanti istituzioni internazionali FAO, Santa Sede, Nazioni Unite, promotore della pace nel mondo, da sempre legato alla propria terra d'origine, la Basilicata. Il premio Eraclea 2018 va a Enzo Curzio.